Mi dispiacerebbe farvi aspettare troppo, voi che siete arrivati in orario. Allora, questo è il primo incontro di questo anno del programma di matematica nel mondo contemporaneo che abbiamo iniziato l'anno scorso. E abbiamo avuto due cicli, uno sulla matematica delle immagini su computer, un altro sulla matematica del rischio. Quest'anno, come avete visto dal programma che è disponibile fuori, abbiamo invece due incontri. Il primo è quello odierno, che comincia oggi e che continuerà la prossima settimana, sulla geometria del mondo molecolare. Ecco. Quindi un punto molto interessante e spero stimolante di incontro tra la geometria, simmetrie, gruppi di simmetrie, eccetera, e gli aspetti della chimica moderna. Questi incontri fanno parte di un grosso programma che è stato avviato un anno fa dall'Accademia dei Lincei, grazie ad un protocollo d'intesa che l'Accademia ha firmato con il Ministero, con il MIUR, e che indica come scopo favorire il potenziamento dei livelli di conoscenza del mondo scientifico all'interno del settore scolastico. Quindi proprio in questa linea abbiamo pensato, per quanto riguarda la matematica qui a Pisa, di avviare questo tipo di incontri. Questo programma si articola su tre aree in particolare: una è la matematica, l'altra è l'italiano, l'altra sono le scienze, e sono al momento attive 13 unità a livello nazionale, ma questo è un numero che sta crescendo, e la scuola normale ospita le attività dell'unità del nodo di Pisa. E come avrete visto dal materiale che viene distribuito fuori, rispetto alle attività nell'ambito della matematica, dell'italiano e della biologia, si aggiungerà una nuova linea che riguarda più specificatamente la chimica, che sarà coordinata dal collega Enzo Barone, e che avrà inizio tra due settimane. Adesso il professor Barone vi spiegherà meglio cosa, intanto ovviamente si comincerà a entrare nei contenuti, ma insomma come andrà avanti questo programma. La prossima settimana, oggi ci sarà una lezione cattedratica, insomma, naturalmente suppongo che i vostri interventi saranno sicuramente ben accolti, ma la prossima settimana ci sarà un'esperienza diretta legata a questi contenuti nel laboratorio Dreams della scuola, di cui il professor Varone vi parlerà più ampiamente. Bene, allora vi ringrazio della presenza, buon lavoro. Io faccio solo una brevissima introduzione, perché poi parleranno dei vari aspetti specifici Ivan Carnimeo, Giordano Mancini e Dimitrios Scuteris, che sono ricercatori qua alla scuola. Due sole cose. Intanto, come abbiamo cercato di impostare questo discorso? La chimica è una disciplina strana perché... Beh, come tutte, ma comunque, perché ha sostanzialmente due anime abbastanza diverse come origine. Un'anima molto empirica, che è quella tradizionale, e un'anima più recente, che è un'anima molto più fisica-matematica. Io, e poi anche un po' la scuola, apparteniamo molto a questa seconda anima fisico-matematica, e quindi quello che cercheremo di raccontarvi oggi, in una qualche maniera, speriamo anche... abbastanza interessante,
Sono una serie di concetti, modelli matematici che possono essere di utilizzo, cosa che non è sempre ben riconosciuta in ambito chimico, che possono anche offrire degli stimoli per quanto riguarda presentazioni anche agli studenti e quant'altro. E soprattutto la prossima volta cercheremo di farvi vedere come queste cose possono essere realizzate o mostrate in un laboratorio virtuale. Non saranno esperimenti con provette e altre cose, ma sarà tutto virtualizzato. Abbiamo il laboratorio Dreams Lab, è un laboratorio virtuale basato su realtà virtuale, grafica tridimensionale ad alta risoluzione e quant'altro, che dovrebbe permettere una visione completamente immersiva, poi lo vedrete perché non è possibile da raccontare in una situazione a due dimensioni, è un'interazione con oggetti che non appartengono alla nostra quotidianità perché sono su scale temporali e spaziali molto diverse. Il tentativo è quello, invece di dover immaginare noi degli oggetti su delle scale diverse che non appartengono alla nostra realtà di ogni giorno, spostare questi oggetti alle nostre dimensioni, sia come spazio che come tempo. Gli strumenti contemporanei di informatica, grafica e quant'altro consentono, cominciano a consentire perlomeno questo tipo di cambio di paradigma, con l'idea di arrivare a una visione molto più intuitiva di oggetti che sarebbero peraltro lontani dalla nostra quotidianità. Come abbiamo cercato oggi di impostare il discorso? C'è una prima parte in cui cerchiamo di dare alcuni elementi fondamentali, un po' più formali degli aspetti chimici in termini, se mi permettete, di linguistica, proprio nel senso di un alfabeto per descrivere degli oggetti che sono le molecole, che sono ciò su cui la chimica si fonda. Una seconda parte che riguarda il tempo nella chimica e una terza parte che riguarda la simmetria nella chimica. Adesso, nella chimica è un po' restrittivo perché l'idea è questi tipi di cose per oggetti a livello nanoscopico. A livello nanoscopico significa, dal punto di vista della quotidianità, degli oggetti molto piccoli, che significa 10 a meno 9 centimetri ovviamente come grandezza. Stranamente, dal punto di vista chimico, sono degli oggetti grandi, perché un nanometro sono 10 angstrom, che è l'unità che noi usiamo normalmente, e significa già delle molecole medio-grandi. Per cui è abbastanza interessante, lo lascio solo come stimolo, poi verrà ripreso, l'idea di arrivare a una certa dimensione, una certa realtà, partendo dal più grande e andando verso il più piccolo, partendo dal più piccolo e andando verso il più grande. Questo, diciamo, offre una serie di stimoli e di idee nel confrontare i due tipi di visioni che sono, secondo me, abbastanza interessanti anche da un punto di vista, lasciatemelo dire, culturale o filosofico. Non vi faccio perdere più tempo su questa introduzione, do la parola a Giordano Mancini che inizierà questa breve presentazione. Allora, spengo questa magari. Allora, vi ha detto il professor Barone, in questa prima parte io cercherò di presentarvi molto brevemente diciamo gli aspetti fondamentali del linguaggio chimico, perché ovviamente la chimica, come ogni altra disciplina, usa, come ogni altra scienza, oltre a dei modelli matematici, fa uso di un linguaggio suo più specifico. E per poter, diciamo, comprendere appieno quello che poi i miei colleghi Ivan e Dimitri vi mostreranno, è necessario che abbiate almeno un breve escurso su quello che possiamo definire tranquillamente, secondo me, il linguaggio della chimica. Quindi questa, come vi è stata già presentata, è la struttura di questa presentazione e questa è la parte che sto per raccontarvi. Quindi, molto semplicemente, che cos'è la chimica e come si parlano tra di loro i chimici. Cercherò di seguire un approccio veramente molto semplicistico e che però secondo me funziona abbastanza bene. Quindi partiamo proprio dalla domanda, diciamo, più semplice secondo me: che cos'è la chimica? La chimica è, potremmo definirla come la scienza delle trasformazioni e che studia le proprietà delle sostanze in reazione tra di loro e con l'energia.
e vedremo poi come a questa definizione alla fine possiamo dare una specie di validazione fenomenologica. Ovviamente la chimica è una disciplina relativamente giovane, ma il suo linguaggio, come vedrete, ha un motivo di nascere antico, nel senso che il linguaggio chimico non è una semplice abbreviazione, non usiamo i simboli perché sono più brevi, li usiamo perché possiamo mettere in relazione tra di loro le sostanze e direttamente i processi, le trasformazioni, e questo è, diciamo, un fenomeno storico che si sviluppa a partire dal XVII secolo e che arriva a compimento, se volete, con Lavoisier, che giustamente è considerato il padre della chimica moderna, e che per primo sancisce molto formalmente che la chimica, per diventare una disciplina rigorosa e quantitativa, deve sviluppare un suo linguaggio con alcune caratteristiche simili a quella al linguaggio della matematica e dell'algebra, che gli permetta di passare dall'alchimia del Medioevo a una disciplina moderna. E quindi questi sono più o meno gli oggetti di cui si compone il linguaggio chimico. A livello più, diciamo, elementare, ci sono ovviamente gli elementi, quindi i simboli atomici. I simboli atomici che, come vi dicevo prima, non sono semplicemente abbreviazioni, ma in alcuni casi dei fonemi forse, perché li possiamo usare per comporre delle parole che sono composti, e queste parole, a seconda del tipo di rigore e di fenomeno che stiamo considerando, sono validi o no. Quindi, ad esempio, NaCl è una formula che considero rigorosa, ma non sono rigorose solo per motivi formali. Ovviamente riflettono sempre, entro un certo grado di precisione o di approssimazione, le proprietà di un oggetto fisico, che sia macroscopico, come una quantità, diciamo, direttamente sperimentabile da noi, o un oggetto del mondo molecolare a cui non possiamo accedere direttamente. E poi, a salire come complessità, possiamo immaginare di avere una grammatica chimica e una semantica chimica. Ovviamente gli oggetti più importanti di questo linguaggio della chimica sono le formule, che tutti voi conoscete. E il tipo di formula più semplice che potete incontrare è quella che viene detta formula bruta, in cui noi specifichiamo semplicemente il rapporto tra i costituenti che compongono una molecola. Considerate che fino a questo momento io non ho parlato di atomi, perché gli atomi nel mondo della chimica arrivano molto dopo, diciamo, o relativamente molto dopo, circa 100 anni dopo, che la chimica è già diventata una disciplina molto estesa e abbastanza quantitativa. Posso anche scrivere la stessa formula, lo stesso oggetto, suddividendo leggermente tra di loro i componenti. In questo caso quello che faccio è isolare la molecola in gruppi, quelli che sono detti gruppi funzionali. Questi gruppi funzionali sono subunità che in molecole più grandi tendono ad avere sempre le stesse proprietà o lo stesso tipo di comportamento entro certi limiti, e quindi in qualche modo sono, come diciamo in una formula bruta l'elemento è un fonema, in una formula un po' più estesa anche il gruppo funzionale potrebbe essere forse assimilato a un fonema. E poi più in dettaglio posso specificare direttamente la relazione che c'è tra ogni atomo con ogni altro atomo tramite i cosiddetti legami, di cui io qui do una definizione molto semplicistica. In verità, diciamo, la definizione di legame chimico è più complicata e la chimica neanche ci è arrivata subito, potremmo dire. E l'unico aspetto su cui voglio farvi soffermare prima di proseguire è che tutto questo linguaggio qui si è sviluppato nel corso del XIX secolo, e diciamo quindi prima di arrivare ad osservare direttamente gli atomi. Ma come vedremo, quando noi scriviamo queste formule, non scriviamo semplicemente qualcosa che è in relazione ad una quantità media, ad una quantità di sostanza sperimentale, ma scriviamo qualcosa che è direttamente, entro certi limiti, direzionabile ad un oggetto nanoscopico, ad una singola molecola. Ad esempio, se prendo la stessa formula bruta, C6H6, la scrivo in tre modi diversi. In un caso, rispettando due semplici regole, che ogni carbonio abbia quattro legami e che ogni idrogeno ne abbia uno, compongo tre oggetti diversi. Come vedete, compongo tre oggetti con una topologia abbastanza diversa, perché in un caso gli atomi di carbonio formano una catena, nell'altro caso un oggetto planare, e nell'ultimo un oggetto tridimensionale, un prisma. Ora, questi oggetti non solo esistono tutti e tre, ma
è fondamentale che, per esempio nel caso del benzene, l'esagono che ho disegnato in effetti riflette le proprietà dell'oggetto nanoscopico che voglio mostrare, ma ancora di più, il linguaggio, pur essendo così semplice, è abbastanza potente o talmente potente da essere predittivo, perché questo oggetto qui, il prismano, è stato ipotizzato come formula alternativa del benzene nel 1879 e sintetizzato 100 anni dopo. E ultima cosa, quelli che vedete accanto sono, diciamo, se volete, una nuova formula di formule chimiche o di linguaggio chimico, è un acronimo, si chiama SMILES, viene molto utilizzato nel, diciamo, per il data mining, nelle ricerche su database e aspetti di questo tipo, in cui i legami vengono rappresentati come legami semplici direttamente dalla sequenza e dalla vicinanza e dal numero, ed è possibile quindi rappresentare come legami doppi o tripli con altri simboli. In questo modo io univocamente ho scritto quello che c'è scritto qua. E la stessa cosa per il benzene. Un altro aspetto fondamentale su cui, diciamo, mi voglio soffermare è che quando rappresentiamo con una formula chimica, abbiamo detto, un oggetto nanoscopico, la corrispondenza che c'è tra quello che scriviamo e le proprietà geometriche dell'oggetto che rappresentiamo ha degli aspetti fondamentali non solo nella, diciamo, nella geometria, ma anche nella simmetria. Come vedete, in questo caso io ho rappresentato la stessa molecola, questo è il secondo più semplice degli amminoacidi, l'alanina, ed è quello che si dice, la L-alanina e la D-alanina sono quello che si dice una coppia di enantiomeri, ovvero sia, sono la stessa molecola, ma l'una è l'immagine speculare dell'altra e non sono sovrapponibili. Questa cosa è rappresentabile direttamente in molti modi attraverso le formule chimiche, come nell'esempio che trovate a sinistra, ed è anche questo un aspetto della chimica, studiato a partire molto prima che fosse possibile osservare direttamente le molecole, perché i primi studi di chiralità risalgono, diciamo, alla metà del 1850. Credo che il primo, diciamo, grande chimico che si occupa di chiralità sia Pasteur. E questo fatto non è, diciamo, solo fondamentale dal punto di vista del linguaggio della chimica, in verità tutta la chimica dei viventi si basa anche in gran parte sul fatto che le molecole biologiche sono chirali, come forse avete sentito parlare della vicenda del talidomide. La tossicità del talidomide e di quel farmaco lì era legato al fatto che non era stata presa in considerazione nel modo dovuto la chiralità del farmaco e degli oggetti che doveva andare a influenzare. E abbiamo detto che la chimica è la scienza delle trasformazioni, ma io fino adesso ho presentato le formule come rappresentazioni di oggetti statici. Le formule invece presentano anche la possibilità di prendere in considerazione molecole come oggetti in continuo movimento, oggetti del mondo nanoscopico in continuo movimento. E come potete vedere, esiste tutta una serie di possibilità di rappresentare una molecola in funzione delle reazioni interne, dei movimenti interni che avvengono in questa molecola. Ad esempio, in questo tipo di rappresentazione, e anche in quella sopra, è possibile vedere immediatamente quali siano, nella rotazione di questi due gruppi, di queste diciamo due triplette di atomi di H, di atomi di idrogeno, le regioni in cui c'è una maggiore vicinanza dagli atomi, e questo comporta, diciamo, una maggiore repulsione dei nuclei e un'energia potenziale più alta. In più, in alcuni casi, siccome in generale una reazione chimica comporta una variazione dei legami che uniscono le molecole che reagiscono, possiamo associare a una rappresentazione così semplice delle informazioni direttamente tipo quantomeccanico, e quindi disegnare delle formule chimiche che ci permettono, questi aspetti magari ve li mostreranno meglio dopo Ivan e Dimitri, che ci permette di capire come può avvenire la trasposizione di un legame chimico. E l'ultima, diciamo, l'ultimo aspetto su cui mi soffermo proprio brevemente è che, stabiliti, diciamo, delle regole molto semplici con cui scrivere una formula chimica, possiamo non solo chiederci se la formula che abbiamo scritto sia valida e rappresenti un oggetto reale, ma anche quali formule possiamo scrivere e quali di queste poi rappresentano degli oggetti reali,
come in questo caso se immaginassimo di voler cercare tutti i possibili idrocarburi alcani con un certo numero di atomi di carbonio, con una certa forza, con una certa formula bruta. Quindi questo, diciamo, era un excursus molto rapido su quelli che sono gli aspetti fondamentali del linguaggio della chimica. Adesso vi presenterò, diciamo, sempre come introduzione e come aspetto propedeutico a quello che vi faranno vedere poi i miei colleghi, che cosa possiamo fare una volta che uniamo quello che vi ho appena presentato, la matematica, diciamo, e la possibilità oggi di fare simulazioni al computer sempre più sofisticate e sempre più diciamo complicate grazie alla continua evoluzione e potenza dei mezzi di calcolo. E quindi, diciamo, tutto quello che poi vi presenteranno, quasi tutto quello che vi presenteranno i miei colleghi, in qualche modo rientra nell'ambito della chimica computazionale, che è la parte di chimica a cui diciamo noi apparteniamo, a cui, diciamo, la nostra anima appartiene, come diceva prima il professore. E come vi è stato accennato prima, possiamo, diciamo, a diversi livelli di sofisticazione andare, o a volte siamo, diciamo, costretti a studiare fenomeni molto estesi, sia nello spazio che nel tempo, diciamo in funzione del fatto che andiamo a vedere, ad esempio, dei fenomeni di interazione diretta tra una molecola e la luce, in una certa regione dello spettro, dall'ultravioletto all'infrarosso, alle microonde, e quindi in questo caso andiamo a considerare fenomeni sempre più estesi nel tempo, da 10 alla meno 15 secondi a 10 alla meno 6, che dal nostro punto di vista è un'eternità quasi, a oggetti tipicamente della taglia di una piccola molecola, come quelle che vi ho presentato prima, quindi delle dimensioni di qualche angstrom, a delle dimensioni di qualche micrometro, e in questo caso siamo già quasi alla vita, nel senso più dopo cominciamo ad avere i virus o le membrane biologiche. E, l'ultima parte, diciamo, a completamento di questa, diciamo, breve presentazione di cos'è la chimica computazionale, vi faccio vedere, vi anticipo quello che potrete vedere la prossima volta nel CAVE. Come abbiamo detto all'inizio, è stato necessario per la chimica sviluppare, tra le altre cose, un proprio linguaggio. In qualche modo, quello che vedrete la prossima volta, la grafica al computer, è una continuazione e un'estensione di questo linguaggio della chimica, perché invece di rappresentare decine di atomi, in questo caso magari andiamo a rappresentarne 100.000 o un milione, e non possiamo più scrivere una formula come quella che abbiamo detto prima, e allora usiamo delle rappresentazioni diverse, semplificate, e da un mio punto di vista molto personale, seguendo un approccio come quello che vi sto, come la citazione che ho riportato qui, insomma, che non è detto che sia sempre valida, ma io trovo molto utile. E, le proteine, tra le molecole biologiche, hanno strutture tridimensionali molto complicate, ma queste strutture tridimensionali estremamente complicate si compongono, in alcuni casi, nelle proteine non disordinate, di tipi di strutture abbastanza semplici, di un numero limitato, e i due più importanti sono le cosiddette eliche alfa, in cui la relazione tra gli angoli diedri della cosiddetta backbone, ossatura della proteina, è in quel dominio lì, o i foglietti beta, in cui c'è una sequenza di amminoacidi nella proteina orientata in un certo modo, parallela ad un'altra sequenza che potrebbe trovarsi nella sequenza primaria, visto che la proteina non nativa è un filo, un oggetto unidimensionale, anche molto lontano. E questi oggetti tipicamente vengono rappresentati, quando vanno mostrati in un lavoro scientifico, in questo modo, come un'alfa elica, come in questo caso, o in questo, eventualmente, come vedete, posso anche mostrare il verso dell'elica colorando l'interno o l'esterno, oppure come segmenti paralleli. In più posso associare, purtroppo non si vedono le formule, posso associare informazioni quantitative direttamente alla rappresentazione che uso. Ad esempio, in questo caso io da una simulazione ho calcolato
semplicemente la deviazione standard rispetto alle posizioni medie degli atomi. Questa quantità qui è una quantità correlabile a un dato sperimentale, il cosiddetto disordine strutturale, il fattore di Debye-Waller. E qui è riportato in un grafico bidimensionale, diciamo, tradizionale. Come vedete, in questo caso, era stato fatto su due simulazioni, io, diciamo, molto semplicemente ho associato colore e spessore del mio disegno direttamente al dato che voglio osservare, deviazione standard. Quindi ho rappresentato direttamente, anche se in maniera non quantitativa, il fenomeno che ho osservato. Quindi in questo caso, ad esempio, che questa regione qui dell'oggetto simulato si muoveva di più in un caso che non nell'altro. Questa storia della rappresentazione è una faccenda seria, anche se molti apparentemente non ne sono convinti. E come vi dicevo, è un aspetto fondamentale dello sviluppo di alcune aree della chimica moderna, come meglio di me può raccontarvi l'aneddoto che ho riportato qua. E diciamo come avveniva anche prima che ci fosse la grafica molecolare e i modelli erano ben più impegnativi per la loro realizzazione. E questo che vedete è un semplice anticipo di quello che vi mostrerò la prossima volta. Potete vedere un segmento di DNA circolare, superavvolto, che forma questo 8. Come vedete si vede abbastanza bene, non ve l'ho potuto dire prima, ma i colori sono associati unicamente al tipo di atomo, ma la doppia elica la vedete anche voi, anche senza saperlo. E la prossima volta potrete trovarvi completamente immersi in questo oggetto o in un altro, non lo so. E infine, scusate, torniamo all'inizio e possiamo dare una specie di verifica fenomenologica di quello che è la chimica e delle cose di cui ha bisogno e della matematica di cui ha bisogno. Questo grafico che vedete è stato formato facendo una ricerca sui titoli e le parole contenenti in quasi 1 milione di pubblicazioni scientifiche. Quando all'interno di una disciplina, perché l'articolo era stato presentato in una rivista in un'area, erano presenti riferimenti ad un'altra area, sono stati tracciati degli archi. Come vedete, la chimica è più o meno qua, vicino alla fisica applicata, qui c'è la matematica, qui ci sono le scienze biologiche, e qua, diciamo, c'è la medicina. Quindi la definizione che abbiamo usato all'inizio, secondo me, è tutto sommato relativamente corretta, o quantomeno basta ai nostri scopi. E quindi dopo questa presentazione, spero abbastanza breve, spero non troppo noiosa, io sono contento di lasciare la parola al mio collega Dimitri, che entrerà un po' più nel dettaglio nella parte matematica. Non so se ci... lascio... no. Giusto per dirvi, se no poi ce lo scordiamo, tutte le diapositive saranno messe a disposizione su un sito, perché immagino che alcune cose siano difficili da cogliere o da vedere, quindi le avrete tutte a disposizione alla fine di questa seduta. Allora, proseguendo il filo da dove il mio collega ha lasciato, io adesso comincio a guardare la chimica a un livello più elementare, più profondo. Io adesso vorrei parlare del tempo. Il messaggio, diciamo, principale che vorrei lasciare è che, malgrado possa sembrare il tempo un concetto abbastanza diverso nella fisica e nella chimica, in realtà è esattamente la stessa cosa. Allora, come sapete, il tempo è uno dei primi concetti che gli studenti di scienze incontrano. E per quanto riguarda gli oggetti macroscopici quotidiani, il loro moto nello spazio, come sappiamo, può essere descritto attraverso
le solite funzioni dipendenti dal tempo. Una distanza, che di solito è un vettore tridimensionale, la sua derivata nel tempo, che la chiamiamo velocità, e la derivata della velocità, che chiamiamo accelerazione. È un'altra cosa che imparano abbastanza presto gli studenti, è che il moto di questi corpi macroscopici evolve secondo i nostri famosissimi principi di Newton. Quindi l'accelerazione del corpo è collegata alla forza esterna, e conoscendo l'accelerazione poi possiamo evolvere anche posizione e velocità partendo dalle condizioni iniziali. Ora, con una legge così semplice possiamo spiegare molti fenomeni. Si può usare, per esempio, per descrivere il moto dei pianeti, purché non si trovino in campi gravitazionali troppo intensi, oppure le maree. Sempre la stessa legge. E normalmente a livello di scuola superiore, diciamo, si lascia qui. Se vogliamo guardare sempre alla stessa legge, ma in un modo un po' più ampio, dobbiamo passare alla cosiddetta meccanica lagrangiana. Il moto di qualunque sistema, ora non solo un corpo tridimensionale che segue una forza, ma in principio qualunque sistema, può essere descritto attraverso una funzione che chiamiamo lagrangiana. Per un corpo normale, classico, questa è semplicemente la differenza di energia cinetica meno l'energia potenziale. E per ogni traiettoria che il nostro sistema potesse seguire, possiamo definire questa bella quantità, un'integrale della lagrangiana con il tempo, e la chiamiamo l'azione di questa traiettoria. Ora, da questa definizione dell'azione, tutte le leggi dell'evoluzione del nostro sistema seguono attraverso un principio abbastanza semplice, ma con le conseguenze molto profonde. E questo è quello che chiamiamo il principio dell'azione stazionaria. Che significa? Molto semplicemente, questa azione, se io decidessi di variare un po' la traiettoria della mia particella, questa azione non deve cambiare rispetto a piccole variazioni della traiettoria, ma che lasciano invariati i punti di inizio, T1 e fine, T2. Se io dico solo questo, solo che l'azione non deve cambiare con piccole variazioni, derivo tutte le equazioni del moto del mio sistema, le equazioni Euler-Lagrange. E tutto il moto del mio sistema poi viene descritto attraverso di esse. Comincio a parlare adesso della simmetria. Tutte le caratteristiche del moto che conosciamo, tutte le quantità conservate, eccetera, si possono estrarre attraverso le simmetrie della nostra lagrangiana. Che cosa intendo per simmetrie? Intendo le sue proprietà di invarianza rispetto a varie operazioni. Io faccio qualcosa alla lagrangiana e rimane così con me. E secondo il teorema dell'eminentissima matematica Emmy Noether, ogni simmetria della lagrangiana può essere associata a una quantità conservata, quella che chiamiamo una costante del moto. Vediamo un paio di esempi. Questa è l'energia del sistema. Ora sappiamo tutti che l'energia totale di un sistema isolato è conservata. Però può essere dimostrato che la conservazione dell'energia non è altro
che è una conseguenza del fatto che la nostra lagrangiana non dipende dal tempo esplicitamente. Certo, dipende dal tempo perché dipende dalla traiettoria e la traiettoria dipende dal tempo, ma questa è una dipendenza implicita. Esplicitamente non dipende dal tempo e questo, quasi miracolosamente, fa conservare l'energia. Se io decido di spostare la lagrangiana nel tempo, non cambierà forma e questo mi conserva l'energia. La conservazione del momento lineare non è altro che una conseguenza dell'uniformità dello spazio, cioè l'invarianza della lagrangiana rispetto a spostamenti, ma questa volta non nel tempo, ma nello spazio rettilinei. Se la mia lagrangiana non varia, significa che la mia energia potenziale è costante. E questo che significa? Significa che la quantità di moto è conservata. Sempre una conseguenza di simmetria. La simmetria del momento angolare, sempre la stessa cosa. Adesso non uniformità dello spazio, ma isotropia dello spazio. Se io faccio una trasformazione ruotando le mie coordinate dello spazio, se la mia lagrangiana non cambia, vuol dire che non ci sono momenti intorno all'asse della rotazione e il momento angolare intorno a quest'asse è conservato. Queste sono le quantità, diciamo, più famose, le costanti del moto più famose. Ci sono anche altri che quasi invariabilmente possono essere collegate a simmetrie della lagrangiana, però lasciamo qui. Parlo solo di un'altra simmetria che è abbastanza interessante, la simmetria rispetto all'inversione del tempo. Che succederebbe se il tempo cominciasse a scorrere verso indietro? Le distanze non cambierebbero, le velocità cambierebbero direzione e le accelerazioni non cambierebbero perché dipendono dalle forze. Il risultato è che emergerebbe un'altra traiettoria che comunque sarebbe compatibile con le leggi di Newton. Se vedeste una traiettoria a tempo invertito, non potreste dire se il tempo è stato invertito. Obbedirebbe comunque alle leggi di Newton. Teniamocelo un po' questo risultato. Finora ho parlato essenzialmente di fisica. Adesso passo alla chimica. E gli studenti imparano che il tempo ha anche una valenza importante nei contesti chimici. Per esempio, imparano il concetto della velocità di reazione. Sarebbe la derivata nel tempo della concentrazione di una specie. Per esempio, per una reazione da A a B, la velocità di reazione è definita come la velocità di cambiamento delle concentrazioni. Si impara anche un'altra cosa sulle reazioni chimiche, che proseguono verso una direzione ben definita. Questo è il modo, diciamo, chimico piuttosto che ingegneristico a esprimere il cosiddetto secondo principio della termodinamica. Una reazione chimica procede verso la direzione che massimizza l'entropia totale, l'entropia del sistema più l'entropia dell'ambiente. Se una reazione porta a un aumento dell'entropia, allora impariamo che è spontanea, se no, no. E quindi qui sembra emergere un paradosso. Perché la fisica delle particelle sembra essere indifferente alla direzione del tempo, invece la fisica, diciamo, macroscopica, la chimica, sembra proseguire appunto verso la direzione di massima entropia. Questo è stato chiamato il paradosso della freccia del tempo. Le leggi di Newton non hanno una freccia del tempo. Così va bene come così, ma la chimica no. La chimica ha una direzione preferita. Le ceneri non diventano mai un pezzo di legno. Ora, in realtà non c'è nessun paradosso, perché nella chimica quello che osserviamo in realtà è solo la media di un numero enorme di eventi microscopici.
ed è la statistica che favorisce certi percorsi, semplicemente per il loro enorme numero di quelli che chiamiamo microstati, modi di esistere. Siccome il nostro linguaggio degli effetti microscopici è in termini di medie, nasce la freccia del tempo. Qui do un esempio con la fusione del ghiaccio. Si impara che l'entropia di 10 grammi di acqua liquida a 20 gradi centigradi è maggiore di quella di 10 grammi di ghiaccio a 20 gradi centigradi e quindi il processo di fusione è spontaneo a 20 gradi centigradi. Se il tempo scorresse all'indietro è estremamente improbabile che vediamo l'acqua diventare ghiaccio a 20 gradi. Ma se dovessimo ora calcolare l'entropia di 10 grammi di acqua liquida a 20 gradi centigradi proveniente dalla fusione di ghiaccio, e questa è uguale all'entropia di 10 grammi di ghiaccio a 20 gradi centigradi. E infatti un'acqua liquida così, se il tempo scorresse indietro, sì che diventerebbe ghiaccio. Il punto è che è impossibile preparare acqua liquida proveniente dalla fusione di ghiaccio, ma con il tempo che scorre verso indietro. Questo non succede mai. Comunque le leggi della fisica microscopica quindi non hanno una direzione preferita. È la statistica che impone una direzione preferita. Andando un po' più verso i sistemi chimici, notiamo che quando la massa delle particelle diventa troppo piccola, la meccanica classica fallisce e le particelle iniziano a comportarsi come onde. E il nostro carattere ondulatorio diventa sempre più dominante man mano che le particelle diventano sempre più piccole. La situazione è analoga con il passaggio dall'ottica geometrica, un'ottica di traiettorie precise, riflessioni, refrazioni e così via, all'ottica ondulatoria, interferenze, diffrazioni. Nella visione quantistica lo stato delle nostre particelle non è più descritto da coordinate e velocità che dipendono dal tempo. È descritto piuttosto da una funzione d'onda, ovviamente la lettera psi non si vede, comunque vi assicuro che dovrebbe essere una psi questa, una funzione d'onda che dipende da tutte le coordinate possibili dello spazio, una mappa, diciamo, della particella sparpagliata in tutto lo spazio. E secondo quella che chiamiamo l'interpretazione di Born, il modulo quadrato di questa funzione fornisce semplicemente la densità di probabilità che il sistema si trova in un punto nello spazio. L'esempio più famoso, anche a livello di scuole superiori, sono gli orbitali atomici che potete vedere qui, che descrivono lo stato degli elettroni negli atomi. Come studiamo adesso l'evoluzione nel tempo? L'equazione sembra molto diversa, la cosiddetta equazione di Schrödinger dipendente dal tempo. Per quanto riguarda le simmetrie ci siamo, è simmetrica rispetto all'inversione temporale, spostamenti nello spazio e così via. E infatti si può dimostrare che nel caso di particelle molto grandi, le previsioni di questa equazione coincidono con la meccanica classica. Ora vi voglio far vedere l'esempio di una particella. Questa è la particella, che viene descritta come una funzione. Questo è lo spazio e questa è la densità di probabilità. Quindi la particella è più probabile che si trovi qui al centro, ma c'è anche un po' di probabilità che si trovi qui e che si trovi qui. Questa è una mappa di energia potenziale. E la nostra particella ha un po' di velocità verso sinistra. Ora, che farebbe una particella classica? Si muoverebbe verso sinistra, accelererebbe sopra questa regione perché l'energia potenziale cade, quindi l'energia cinetica aumenta, colliderebbe qui e tornerebbe indietro. Che cosa prevede la nostra meccanica quantistica? Si muove, sì. Si muove,
ma vedete che la sua larghezza comincia ad aumentare. Si muove e che succede all'improvviso? Collide con la parete sinistra, un po' della parte dopo la collisione torna verso indietro e interferisce con la componente che ancora non è arrivata. Interferendo con essa produce massimi e minimi di probabilità. Dopodiché torna verso fuori, la struttura dei picchi svanisce e se ne va. Quindi, a parte, diciamo, certi effetti molto precisi che possiamo osservare, la meccanica quantistica fa previsioni molto simili a quella classica per le particelle grandi. Come lo possiamo usare questo per la chimica? Come possiamo vedere le reazioni chimiche? Possiamo semplicemente misurare la velocità delle reazioni chimiche che ho introdotto prima e infatti così possiamo avere qualche idea sul meccanismo. Ma sapete, noi vogliamo sempre di più. Noi vogliamo proprio osservare la dinamica delle reazioni. E un metodo che si usa è quello dei fasci molecolari incrociati. Da qui escono fuori atomi, da qui escono fuori molecole, collidono, reagiscono e il nostro rivelatore qui vede i prodotti e ci dice in che stato sono stati prodotti. Gli atomi blu reagiscono con le molecole giallo-rosse e formano i prodotti. In questo modo le conseguenze di molte identiche collisioni molecolari possono essere osservate. Ci sono, quando facciamo collidere insieme molecole, possono succedere molte cose. Qui vi faccio vedere alcune. Il loro stato interno può non variare per niente, parliamo di scattering elastico. Possono essere eccitate rotazionalmente o vibrazionalmente, e parliamo di scattering inelastico, o possono anche cambiare natura, scattering reattivo. Come possiamo studiare questi processi? La prima cosa che facciamo è studiamo tutto dal punto di vista del centro di massa delle nostre molecole. Definiamo posizione e velocità del centro di massa e definiamo posizioni e velocità relative. È quello che ci interessa. La posizione e la velocità relative, il moto del centro di massa non ci interessa, semplicemente perché fa un moto rettilineo e uniforme. Questa è la nostra energia cinetica del sistema. L'energia cinetica della particella A e della particella B, ma con un po' di algebra la posso scrivere anche come l'energia cinetica del centro di massa e l'energia cinetica relativa, quella che chiamiamo energia di collisione. Questa è l'energia cinetica utile, quella che può diventare energia interna, quella che può essere usata per una reazione chimica. Questa è un'energia inutile, perché rimane sempre costante. La massa rimane sempre costante, la velocità del centro di massa rimane sempre costante e quindi questa parte dell'energia non può cambiare. Qui sto semplicemente ripetendo quello che ho detto prima. E questo è il sistema nel centro di massa. Utilizzando uno strumento molto molto utile, il diagramma di Newton, possiamo capire subito la dinamica di una reazione. Qui sto presentando il diagramma di Newton per la collisione fra un atomo di neon e una molecola di ammoniaca deuterata. Questa è la velocità iniziale del neon, questa è la velocità iniziale
dell'ammoniaca deuterata. E che succede dopo la collisione? Le loro velocità finali, se non si perde energia cinetica, staranno sempre su questo cerchio, e parliamo di scattering elastico. Se si perde un po' di energia cinetica, allora le loro velocità finali, come in questo caso, staranno nel cerchio interno, e parliamo di scattering inelastico. Per chi gioca a biliardo, il diagramma di Newton ci fornisce una semplice dimostrazione geometrica del perché, quando un corpo collide elasticamente con un altro corpo immobile della stessa massa, le velocità finali formano un angolo retto, semplicemente perché i vettori delle velocità finali partono dal punto di origine e terminano a due punti diametricamente opposti, e quindi la geometria euclidea ci dice che formano un angolo retto. Se formassero un angolo acuto, vuol dire che un po' di energia cinetica è stata persa. E se formassero un angolo ottuso, vuol dire che una quantità di energia interna è stata trasformata in energia cinetica. Ok, abbiamo perso la riga in fondo. Comunque, questo è molto improbabile per i corpi macroscopici, ma può accadere a livello di molecole. Per studiare le molecole, un modello abbastanza semplice, ma che ci aiuta a capire le cose, è quello del potenziale centrale, quando l'energia potenziale del sistema dipende soltanto dalla distanza fra le due unità. Se io costruisco le equazioni Euler-Lagrange per questo sistema, vedo che prima di tutto la collisione deve avvenire su un piano, e questo si può anche capire. La seconda equazione Euler-Lagrange mi fornisce la conservazione del momento angolare. La terza equazione Euler-Lagrange, senza preoccuparci troppo della derivazione, mi dice che le mie particelle che collidono, il mio problema tridimensionale, può essere visto come un problema monodimensionale, cioè come unica variabile avrei la distanza fra le particelle, ma nel potenziale vero io dovrei aggiungere questo altro termine che dipende dal momento angolare del sistema, quello che chiamiamo potenziale centrifugo. E questo non è un vero potenziale, è un artefatto dovuto al considerare il nostro problema tridimensionale come monodimensionale. Quando il vero potenziale è attrattivo a lungo raggio, come il potenziale Coulomb o il potenziale gravitazionale, il termine centrifugo crea un muro repulsivo a distanze piccole, impedendo alle particelle di avvicinarsi. È grazie al potenziale centrifugo che non siamo ancora caduti sul Sole. Per i potenziali di maggior rilevanza ai sistemi chimici, il nostro termine centrifugo crea una barriera potenziale che deve essere superata affinché le particelle si avvicinino. Questo è il potenziale vero, la curva blu, e questo è il potenziale insieme al potenziale centrifugo. Come possiamo vedere, guardando il problema in modo monodimensionale, vediamo che le particelle non possono avvicinarsi se non hanno abbastanza energia per superarlo. E questo è vero soprattutto per sistemi a massa bassa. Funziona anche al contrario, perché se un sistema di due particelle è intrappolato all'interno della barriera centrifuga, non può scappare se non ha abbastanza energia per superarla, almeno dal punto di vista della meccanica classica. Ma la meccanica quantistica prevede la possibilità di quello che chiamiamo tunneling, il passaggio sotto la barriera.
anche se, anche senza avere l'energia che ci vuole per superarla. Nell'ultima parte del mio discorso parlo esclusivamente di reazioni chimiche. E parlo di reazioni chimiche, diciamo, triatomiche, del tipo A più BC. Un atomo A collide con una molecola BC e forma AB più C. Per descrivere questa reazione, io devo avere una funzione di energia potenziale del sistema. E qui si vede quello che chiamiamo il cammino di minima energia dai reagenti A più BC ai prodotti AB più C. Il cammino passa attraverso un punto sella, un saddle point della superficie, che diciamo tipicamente è il massimo dell'energia potenziale, dopodiché scivola verso la valle dei prodotti. Qui forse si vede meglio, sistema A più BC, scivola e la sua energia potenziale lungo il cammino di minima energia segue questo andamento. Ora vi faccio vedere alcuni i casi principali, diciamo, di reazioni chimiche elementari. Prima c'è la dinamica indiretta, dove i due reagenti collidono e formano un complesso a lunga vita. Che significa lunga vita? Significa che il complesso perde ogni memoria di come è stato formato. Collidono, formano il complesso, passa abbastanza tempo in modo, diciamo, che il complesso perde memoria di come è stato formato, ma il momento angolare viene sempre conservato. Questa è l'unica memoria che tiene, questa è l'energia, e a un certo punto reagiscono, i prodotti volano via. Se guardiamo l'orientamento dei prodotti che volano via, vediamo che c'è una distribuzione simmetrica fra la direzione davanti e quella indietro, semplicemente perché la memoria è stata persa. Poi c'è il meccanismo a rimbalzo. I due reagenti si avvicinano, collidono, questa volta la collisione dura pochissimo e c'è un rimbalzo verso indietro. L'atomo verde ruba l'atomo rosso e vanno via verso indietro. E infatti, se guardiamo la direzione di allontanamento, questa volta, una cosa che si può fare sperimentalmente, vediamo una distribuzione all'indietro. Non c'è più la simmetria. E poi alla fine, sempre nell'ambito della dinamica diretta, c'è il meccanismo stripping. L'atomo verde, come al solito, si avvicina, ma questa volta non collide proprio con il sistema, semplicemente passandogli accanto strappa l'atomo rosso e continua per la sua strada. E questa volta va verso davanti. Ed è proprio quello che vediamo sperimentalmente. Questi sono i vari meccanismi, diciamo, delle reazioni chimiche elementari. Ora, per finire, vorrei semplicemente parlare di alcune regole delle traiettorie che i reagenti da qui seguono per diventare prodotti. Parlo di due casi, quella che chiamo barriera precoce, dove il massimo dell'energia si trova piuttosto dalla parte dei reagenti, e vediamo che qui vi sto mostrando una traiettoria reattiva, la traiettoria rossa diventa prodotti, questa invece non è reattiva. Perché? Perché nella seconda traiettoria ho dato l'energia sbagliata al mio sistema. La forma più efficace qui dell'energia è quella traslazionale. Se io gli do energia vibrazionale, non lo aiuto a oltrepassare la barriera. L'energia traslazionale passa. L'energia vibrazionale crea un moto inutile, perpendicolare alla barriera.
e i prodotti si formano, come vedete, vibrazionalmente eccitati. L'altro caso è la barriera ritardata, che si trova piuttosto dalla parte dei prodotti. Lì le cose cambiano, è proprio l'energia vibrazionale che aiuta la reazione. Se BC vibra, allora questa energia poi gli servirà per passare la barriera. Invece se gli do un'energia piuttosto traslazionale, allora colliderà al muro qui e tornerà indietro. E non stiamo facendo niente. E qui quindi la forma di energia più efficace è quella vibrazionale. Come ultima cosa vi faccio vedere una reazione vera di un atomo di fluoro con una molecola di idrogeno. Ora questa reazione, qui abbiamo fluoro e H2 e qui fluoruro di idrogeno più H. Vedete che la barriera è precoce, è più verso i reagenti che i prodotti. Infatti i prodotti di questa reazione si formano vibrazionalmente eccitati e proprio questa proprietà viene sfruttata in quello che chiamiamo laser chimico, l'eccitazione vibrazionale del prodotto HF. Questi sono i due reagenti, passano attraverso la barriera e formano i prodotti. Quindi, come conclusione, ovviamente il tempo sta al centro sia della fisica che della chimica moderna, ma anche altre discipline come biologia, astrochimica e così via. Come ho detto, malgrado le differenze, sono le stesse precise leggi che governano l'evoluzione temporale, sia nella chimica sia nella fisica. E se studiamo la dinamica di sistemi microscopici, come appunto le reazioni chimiche elementari, possiamo comprendere i loro meccanismi e di conseguenza possiamo non solo razionalizzare la loro specificità in termini di energia, ma anche concepire modi di accelerarle o rallentarle. Vi ringrazio. Buonasera, se siete stanchi facciamo 5 minuti di pausa. Allora, questo terzo modulo vi parlerò della simmetria nello spazio, quindi su come la teoria dei gruppi può essere applicata a dei problemi di chimica per studiare le molecole o per risolvere dei problemi che altrimenti sarebbe più complicato risolvere oppure non potrebbero essere risolti. Se avete delle domande, volete, insomma, avete dei dubbi così, interrompetemi pure mentre parlo perché altrimenti poi ci perdiamo. Tendenzialmente sono tre moduli in questa presentazione. Nel primo vi faccio vedere come la simmetria dei gruppi puntuali può essere applicata per lo studio di molecole, quindi sistemi non periodici senza le traslazioni. Nel secondo introduciamo le traslazioni e quindi vediamo come i gruppi spaziali possono essere usati per i cristalli, che sono, diciamo, vediamoli come l'equivalente periodico delle molecole. E nel terzo modulo vi faccio vedere cosa succede nei sistemi disordinati, cioè rimuoviamo completamente la simmetria e vediamo cosa succede quando invece la simmetria non ci può aiutare nello studio dei problemi chimici. Iniziamo subito, diciamo, gruppi puntuali e molecole. Definiamo cos'è una molecola. Diciamo, per noi, per quello che ci interessa nel seguito di questa presentazione, una molecola è la combinazione di due distribuzioni, ci sono dei nuclei fissi nello spazio, che hanno delle masse relativamente grandi e hanno carica positiva. Questa distribuzione di carica per noi è fissa, non si muove e crea un campo di potenziale. Dopodiché, nel campo dei nuclei, si muovono gli elettroni. Gli elettroni hanno massa molto più piccola, quindi sono molto più veloci e vedono i nuclei fissi nel loro movimento. Questa è, diciamo, il modo colloquiale per dire l'approssimazione di Born-Oppenheimer, che è l'approssimazione in cui solitamente lavoriamo noi nei problemi della chimica. E per rappresentare, diciamo, tutta la molecola, in questo senso viene vista come una distribuzione di carica, che è data dalle cariche dei nuclei fissi e degli elettroni che si muovono in questo campo. La funzione d'onda
è l'oggetto matematico che ci serve per definire univocamente e per descrivere la molecola. Vediamo che se in una molecola ci sono n grandi nuclei ed n piccoli elettroni, la funzione d'onda dipende dalle coordinate di tutti gli elettroni ed è un oggetto matematico che ci descrive in che modo si muovono gli elettroni nel campo dei nuclei e quindi ci dà uno strumento per poter capire in che modo calcolare le proprietà delle molecole o studiarne l'evoluzione. Diciamo, conoscendo la funzione d'onda noi possiamo, conosciamo perfettamente la molecola e quindi possiamo calcolare tutte le quantità che ci interessa. In alcuni casi non ci serve sapere cosa fa esattamente ciascun elettrone, ma ci serve soltanto sapere un'informazione, diciamo, un po' meno specifica, possiamo perdere un po' di informazioni e ci serve in realtà sapere cosa fa la densità elettronica di tutta la molecola, che è data dall'insieme di tutti i nuclei e di tutti gli elettroni. Per fare questo, se noi integriamo la funzione d'onda che dipende da n coordinate, la integriamo su n-1, siccome per un principio della meccanica quantistica gli elettroni sono tutti indistinguibili, noi di fatto otteniamo la probabilità di trovare un elettrone qualsiasi nello spazio. Questa qui è la densità elettronica, che racchiude sempre delle informazioni su come è fatta la distribuzione di carica della molecola, ma ne racchiude di meno, dipende solo da una coordinata e ci dice globalmente come è fatta la distribuzione di carica della molecola. Mentre invece la funzione d'onda racchiude più informazioni perché ci dice singolarmente come si muovono tutti gli elettroni. Ora, con questi due oggetti più o meno siamo in grado di calcolare tutte le proprietà che ci interessano e possiamo vedere la densità elettronica totale, la possiamo espandere proprio in termini di funzioni analitiche come somma di un contributo nucleare, qui vediamo che ci sono delle delta perché i nuclei sono fissi nello spazio, poi la parte elettronica la possiamo immaginare come delle funzioni che vengono centrate sulle posizioni dove sono i nuclei e vengono pesate per certi coefficienti. Questa seconda formula non è teorica, questa è una formula molto pratica che viene usata anche quando materialmente si fanno i conti e si vogliono cercare di calcolare le proprietà delle molecole. Quindi diciamo, la cosa che ci interessa di questa slide è che noi quando ragioniamo in termini di molecole ci immaginiamo dei nuclei fissi in certe posizioni dello spazio e gli elettroni che gli si muovono intorno, seguendo delle equazioni che sono quelle che vi ha fatto vedere Dimitri prima. Ora, vediamo la teoria dei gruppi puntuali. Definizione matematica di un gruppo è un insieme di oggetti che possono essere combinati fra loro attraverso un'operazione per. Questa operazione deve essere chiusa, quindi se A e B sono due elementi del gruppo o che anche l'associazione A per B è ancora un elemento del gruppo. Dal punto di vista algebrico il gruppo riflette le proprietà associative, esiste l'identità, esiste l'inverso. Questa è la struttura matematica. Ora, questa struttura matematica è così generale e così versatile che in realtà può essere applicata in un sacco di ambiti scientifici. In che modo ci interessa noi nella chimica? Ci interessa quando le operazioni del gruppo sono operazioni di simmetria puntuali che vengono applicate alle molecole. Operazione di simmetria puntuale significa che lascia almeno un punto dell'oggetto invariato. Se io prendo la bottiglia e la ruoto, sicuramente i punti che sono lungo l'asse di rotazione rimangono fermi su se stesso, quindi quella lì è un'operazione puntuale. Se prendo un parallelepipedo e lo inverto rispetto a un centro di inversione, sicuramente il centro di inversione rimane fermo lì dov'è, quindi quella è un'operazione puntuale. Se io prendo una traslazione non è un'operazione puntuale perché non c'è nessun punto che si mantiene uguale a se stesso prima e dopo la traslazione. Quindi quando voglio applicare la teoria dei gruppi alle molecole, mi riferisco a quei gruppi in cui le operazioni sono identità, cioè lascio la molecola così com'è, assi di rotazione, piani di riflessione, i punti del piano restano lì dove sono, centri di inversione oppure assi di rotoriflessione. Queste sono le operazioni ed è il tipo di gruppi a cui noi siamo interessati. Ora, come si applica questa cosa sulle molecole? Io, per esempio, qui vi mostro l'etilene. Più o meno io la forma generale che ha la molecola la conosco per altri motivi, la conosco perché ci sono delle regole chimiche che ci dicono in che modo gli atomi si combinano fra di loro. Quindi il fatto che qui ci sono due carboni e su ciascuno di due carboni sono legati due idrogeni, questa cosa io la so dalla chimica. Data questa geometria, io mi chiedo a che gruppo appartiene questa molecola, in che modo posso applicare la simmetria su questo oggetto. Proviamo tutte le operazioni di simmetria puntuali. In questo caso le operazioni che io considero permesse
sono le operazioni che, dopo che vengono applicate sulla molecola, mi lasciano le posizioni dei nuclei inalterate. Quindi se io prendo questa molecola e la ruoto, diciamo, con un C2 di 180 gradi lungo l'asse dei due atomi grigi, dei due carboni, ruoto di 180 gradi, cosa succede? Che questo idrogeno andrà in questa posizione, questo idrogeno andrà in questa posizione, si scambiano, gli atomi sono equivalenti, l'operazione è permessa. Applicando tutte le operazioni possibili, cioè queste che vi ho fatto vedere qui, vedo che su questa molecola le uniche operazioni permesse sono l'identità. Poi ho tre assi di rotazione binari, perché posso ruotare lungo quest'asse e lungo l'asse, diciamo, che è perpendicolare al piano. Ho un centro di inversione qui, al centro dei due legami, e ho tre piani di riflessione. Queste operazioni combinate insieme fanno un gruppo che si chiama D2H, secondo la notazione di Schoenflies. Quindi di conseguenza dico che la molecola trasforma come in un D2H. Se volete pensare a un oggetto, diciamo, più comune, matematico, simile, associato a questa molecola, è come se fosse un parallelogramma con tutti e tre i lati diversi fra di loro e gli angoli di 180 gradi. Anche questo è un oggetto che trasforma come D2H. Questo riguarda i nuclei. Da un punto di vista elettronico, diciamo, c'è una complicazione in più, perché io devo fare in modo che anche gli elettroni mantengano la proprietà di simmetria. Questo significa dire che l'hamiltoniano elettronico è invariante sotto le operazioni di simmetria, cioè significa che se la funzione d'onda, che è la cosa completa che racchiude anche gli elettroni, se vale, che ne so, 1 in questa posizione, dopo che applico l'operazione di simmetria, il valore della funzione deve essere lo stesso, al limite cambiato di segno, perché la fase non conta. E questo significa che l'hamiltoniano elettronico è invariante sotto le operazioni del gruppo. Quindi queste sono le condizioni affinché le molecole appartengano a un certo gruppo di simmetria. Questa procedura possiamo applicarla su tutte le molecole più comuni, e quindi andare a classificare tutte le molecole che esistono all'interno di certi gruppi di simmetria. Qui vediamo per esempio il metano, che è una molecola altamente simmetrica, un tetraedro, che infatti appartiene al gruppo TD tetraedrico. Poi abbiamo molecole meno simmetriche ma sempre semplici, tipo l'acqua, che trasforma come il C2V, l'ammoniaca ha un asse C3, quindi è C3V, l'etilene l'abbiamo già visto, avendo il piano è un gruppo D, e poi abbiamo il benzene D6H, qua vi ho fatto alcuni esempi, ma con questa procedura qualsiasi molecola la possiamo sempre classificare in qualsiasi tipo di gruppo, tanto al limite, se non dovesse trasformare, abbiamo sempre l'identità, quindi in un C1 ce la troviamo per forza. Ora, il discorso della simmetria, soprattutto queste molecole planari, in realtà è molto importante all'interno della chimica, perché conferisce anche alcune proprietà elettroniche. Per esempio, qua i composti aromatici sono questi composti formati da anelli di carboni, hanno questa struttura, sono tutti planari. Vediamo che questi anelli si possono combinare insieme, dando due anelli, tre anelli, quindi abbiamo combinati 7 insieme, e hanno tutti la caratteristica di appartenere a gruppi D, quindi hanno tutti un piano orizzontale di riflessione lungo il piano dei nuclei. Questa cosa, da un punto di vista chimico, gli dà delle proprietà abbastanza particolari e interessanti, perché se questo è il campo dei nuclei, gli elettroni si muoveranno sopra e sotto, e più è esteso il sistema, più gli elettroni saranno, diciamo, liberi di muoversi, avranno una regione di spazio più ampia in cui potranno diffondersi e potranno occupare. Questo gli dà caratteristiche importanti, per esempio come conduzione, perché se noi vediamo la conduzione come trasporto di elettroni, come la corrente, come elettroni che si muovono, capiamo perché questi sistemi, per esempio, sono interessanti da un punto di vista microelettronico, perché hanno proprietà di trasporto molto interessanti. Il limite, diciamo, di questi sistemi è il grafene, in cui c'è un piano di questi anelli infinito. A questo punto ci rendiamo conto perché anche il grafene è così studiato tecnologicamente, perché consente una grandissima mobilità degli elettroni, visto che il campo dei nuclei è tutto, gli dà un'estrema libertà di movimento. Vediamo qualche, diciamo, questa più o meno è la classificazione delle molecole nei gruppi puntuali, vediamo in che modo può essere sfruttata la simmetria per risolvere un problema chimico reale. Calcolo delle geometrie delle molecole. Noi sappiamo più o meno come è fatta la forma, però vogliamo sapere le coordinate delle molecole, in che modo possono essere calcolate. Io posso immaginare
siccome le masse dei nuclei sono note, diciamo anche con molta precisione, io posso pensare di calcolare i momenti di inerzia di tutte le molecole che mi vengono in mente, perché tanto note le masse, i momenti di inerzia dipendono solo dalle geometrie. I momenti di inerzia possono anche essere misurati sperimentalmente, attraverso una tecnica che si chiama spettroscopia rotazionale. Quindi, in linea teorica, io potrei pensare di fare un fitting in cui minimizzo questa funzione di merito, dico che, data una geometria, tiro fuori una geometria di Gauss, calcolo il momento di inerzia, dopodiché, siccome il momento di inerzia lo misuro anche sperimentalmente, io posso sempre dire modifico quella geometria finché i due momenti di inerzia sperimentale e calcolato coincidono. Se risolvo questo problema qui, avrò trovato la geometria che è quella della geometria sperimentale. Questa cosa in realtà, non so se è chiaro, diciamo, il meccanismo, questa cosa in realtà è più facile a dirsi che a farsi, perché i momenti inerzia sono tre, perché il tensore è 3x3, di fatto si lavora col tensore diagonale, quindi abbiamo solo gli assi principali. Comunque sia grande la molecola, avremo sempre tre numeri di riferimento, benché ci vada, come dati sperimentali, mentre invece la geometria dipende dalle posizioni di tutti gli atomi. Anche una molecola piccola, sono tre coordinate per ogni nucleo, sono 15, quindi il problema non c'è una soluzione unica. Però quello che posso fare è utilizzare la simmetria per mettere dei constraint che mi permettano di risolvere il problema in maniera determinata. Per esempio, nel caso del metano, se volessi applicare questa tecnica per trovare le coordinate del metano, ci avrei i tre momenti di inerzia del metano, che poi essendo uno spherical top diventa uno, nel senso che sono tutti e tre uguali. Dopodiché ho 15 coordinate da determinare, ma se io mi ricordo che il metano è TD, significa che gli angoli sono determinati dal gruppo di simmetria, i legami devono essere tutti uguali, di conseguenza l'unico parametro che mi resta da determinare è la distanza fra idrogeno e carbonio. Quindi ho un parametro per calcolare il valore del momento di inerzia. A questo punto il problema è risolvibile. Ci sono anche altre tecniche per risolvere questo, diciamo, questo tipo di problemi, però questa è quella che interessa a noi perché riguarda la simmetria. Un altro ambito in cui la simmetria può essere usata per risolvere dei problemi di chimica è il calcolo di questo tipo di integrali. Ora, questo l'ho scritto in maniera estremamente generale. Questo oggetto qui è la funzione d'onda, reale complessa coniugata, e l'operatore in mezzo è l'operatore che ci permette di estrarre dalla funzione d'onda le informazioni chimico-fisiche di cui abbiamo bisogno. Se questo è l'hamiltoniano, il valore dell'integrale ci darà l'energia del sistema. Se qui ci sta il momento di dipolo, il valore dell'integrale ci darà il momento di dipolo totale della molecola. In questo modo si possono estrarre tutte le informazioni che abbiamo bisogno dalla funzione d'onda. Ora, in questo caso, la simmetria ci può aiutare, perché conoscendo la simmetria dell'operatore e della funzione d'onda associata alla molecola, noi abbiamo un modo di fatto per semplificare il calcolo di questo integrale, o addirittura per stimarlo nel momento in cui ci rendiamo conto che in alcuni casi l'integrale può essere zero per questione di simmetria, quindi non ci proviamo neanche a calcolarlo. Quindi questo è, diciamo, probabilmente detta così non ci si rende tanto conto fino a che punto può essere utile, però sono un tipo di problematiche che poi all'atto pratico possono essere effettivamente utilizzate. Fin qui abbiamo visto gruppi puntuali e molecole, abbiamo spiegato cos'è la molecola e come possono essere classificate in gruppi di simmetria. Ora vediamo cosa succede con i gruppi spaziali, nel senso che posso generalizzare ancora di più quello che ho detto finora, introducendo anche un'altra operazione, che sono le traslazioni. Per studiare le traslazioni, io mi devo rifare a degli oggetti periodici, che sono i cristalli. Quindi in realtà adesso vediamo prima in che modo vengono descritti i cristalli, dopodiché vediamo come si applica la teoria dei gruppi spaziali ai cristalli. Un cristallo è un oggetto chimico che ha una periodicità nelle tre dimensioni dello spazio. Quindi se io voglio cercare di approcciarlo da un punto di vista matematico, quello che posso fare è cercare un'astrazione che semplifichi al massimo il problema che ho e trovare un oggetto matematico che rifletta le proprietà di simmetria e di periodicità del cristallo. Quindi immaginiamo, nel caso più semplice possibile, che se il cristallo è un oggetto periodico con un'unità che si ripete nello spazio, io dico che l'unità che si ripete nello spazio è un punto sferico, basta. E mi preoccupo soltanto di come questo punto venga traslato nelle tre direzioni dello spazio.
Un oggetto di questo tipo, cioè punti sferici che vengono traslati nelle direzioni dello spazio e che mantengono dei pattern regolari, si chiama reticolo di Bravais. Il reticolo bravaisiano non è un cristallo, è l'astrazione matematica che ci permette di approcciare il problema chimico dei cristalli. La definizione, diciamo, esistono tre definizioni equivalenti. La definizione fenomenologica è che un reticolo di Bravais è un insieme di punti con una disposizione regolare e periodica che riempie tutto lo spazio, e da qualsiasi parte io guardi il reticolo devo vedere sempre lo stesso pattern. Questa è una definizione che ci fa immaginare chiaramente in testa come è fatto il reticolo, però dal punto di vista pratico-operativo ci serve a poco. In realtà la seconda definizione equivalente è più utile, perché è quella che poi possiamo usare con le formule. E praticamente significa, questa definizione ci dice che un vettore appartiene a un reticolo di Bravais se, dati tre vettori, prendiamola da un altro verso, io voglio riempire tutto lo spazio in maniera regolare, quindi posso prendere tre vettori qualsiasi, non collineari, e l'unica condizione che metto è che i vettori non devono essere nello stesso piano, perché voglio riempire lo spazio tridimensionale, altrimenti non ce la farei. Questi tre vettori posso immaginare di riprodurli un numero intero di volte, anche infinito, e questi mi riempiranno tutto lo spazio. Dopodiché io dico che un punto appartiene al reticolo di Bravais se lo posso sempre scrivere come combinazione di questi vettori, in cui i coefficienti qui davanti sono numeri interi. Questa non è la formula generale di un vettore nello spazio, perché questi non sono versori e queste non sono numeri reali. Qui abbiamo, questi sono vettori con una lunghezza ben definita e questi sono interi, quindi significa che il punto appartiene al reticolo soltanto se io lo posso vedere come un numero intero di volte che io traslo i vettori generatori. Non so se, spero che sia chiaro. Se non è chiaro, però ditemelo, perché sennò andiamo avanti. Ok, la terza definizione equivalente è dire che il reticolo di Bravais è un insieme di vettori chiuso sotto addizione e sottrazione, cioè dati dei vettori posso sommarli o sottrarli e il risultato apparterà sempre al reticolo. Qui abbiamo una rappresentazione grafica bidimensionale, quindi vediamo che i punti vengono riportati. Qui possiamo immaginare che questo è un vettore generatore, questo è l'altro vettore generatore, e posso proiettare i punti un numero infinito di volte e mi riempiono il piano. Questo è un esempio. Ora, su degli oggetti di questo tipo, a questo punto posso applicare una versione della teoria dei gruppi che include anche le traslazioni, perché a quel punto le operazioni permesse non sono solo le operazioni puntuali che abbiamo visto prima con le molecole, ma abbiamo anche le traslazioni, perché questo è un oggetto periodico, quindi se io traslo, questa volta riporto il reticolo dove era prima, perché se io traslo una molecola l'ho spostata. Ma siccome qui è periodica, se io traslo lungo un vettore generatore, mi sono rimesso nella condizione del reticolo precedente. Quindi a questo punto aumenta l'insieme di operazioni possibili e quindi abbiamo le traslazioni, le operazioni puntuali o addirittura combinazioni delle uno e delle due. In questo modo io mi posso chiedere, in base a come scelgo i vettori generatori dello spazio, posso avere una certa quantità di reticoli possibili. Io mi chiedo, posso individuare dei gruppi di simmetria relativi a questa distribuzione periodica di punti? Questo è il problema di trovare i gruppi di simmetria dei reticoli bravesiani. Partiamo dalla situazione più simmetrica possibile. Questa situazione è che i tre vettori generatori io li scelgo tutti uguali, con angoli di 90 gradi l'uno rispetto all'altro. Cosa ottengo? Ottengo che traslandoli all'infinito ho dei cubi che si ripetono. Questo è il reticolo più simmetrico che io posso immaginare, che è il reticolo cubico. Dopodiché potrei dire che uno dei tre vettori è diverso dagli altri due. A quel punto l'unità fondamentale che si ripete è un parallelogramma, perché mi resta la base quadrata, perché due vettori sono uguali, il terzo è diverso, quindi è un parallelogramma. Quindi ho abbassato la simmetria, cioè un reticolo tipo tetragonale, e questa è l'unità che si ripete. Io posso abbassare ancora la simmetria dicendo che tutti e tre i vettori sono diversi l'uno dall'altra, quindi un parallelogramma a base rettangolare, poi posso iniziare a cambiare gli angoli e quindi mi vengono i reticoli ortorombici, i monoclini, fino al triclino, che è il reticolo più asimmetrico possibile, in cui tutti e tre i vettori generatori sono diversi l'un dall'altro e tutti gli angoli sono diversi da 90 gradi. A quel punto avrò una cella, diciamo,
con una forma un po' strana, obliqua, che si ripete e riempie tutto lo spazio. Questi qui, diciamo, con ragionamenti di questo tipo, si sono trovati i 14 gruppi di simmetria traslazionale in cui rientrano tutti i possibili reticoli di Bravais. Questi 14 reticoli sono classificati in 7 classi, che sono quelle che abbiamo visto finora. Adesso facciamo un passo in avanti, cerchiamo di approcciare il problema dei cristalli. Abbiamo detto che il reticolo di Bravais è un'astrazione del cristallo, non ci interessa la struttura chimica dell'oggetto che si ripete, per noi era un punto sferico. Adesso invece vediamo cosa succede se decidiamo di dare una forma chimica al punto sferico che si ripete. Prendiamo per esempio, quindi diciamo che ogni punto sferico che si ripete si porta appresso una base che è fatta di nuclei. Per esempio qui, se questo è un magnesio e questo è un ossigeno, a questo punto sferico stiamo associando una base che ci può dare il cristallo di ossido di magnesio. A questo punto noi di fatto cosa facciamo? Non abbiamo più un oggetto sferosimmetrico che sta riempiendo lo spazio, ma abbiamo un oggetto che ha una simmetria puntuale, perché questo oggetto qui ce l'ha una sua simmetria puntuale. Quindi di fatto noi stiamo andando a combinare i gruppi puntuali che abbiamo studiato per le molecole con le traslazioni che abbiamo introdotto con i reticoli di Bravais, perché noi stiamo andando a proiettare in tutto lo spazio un oggetto che non è più una sfera ma ha una sua simmetria, e lo stiamo andando a combinare con le proprietà delle traslazioni che abbiamo visto nei reticoli. Da questo, diciamo, combinando tutte le possibili traslazioni e gruppi e classi di reticoli bravesiani con tutti i possibili, cioè 32 gruppi puntuali, si è visto che il massimo numero di gruppi spaziali che si possono ottenere è 230. In qualsiasi combinazione io scelgo di reticolo di Bravais per le traslazioni con simmetria puntuale dei cristalli, mi ricadrà sempre in uno di questi 230 gruppi spaziali che sono stati catalogati e classificati e che sono noti in tabelle internazionali in cui sono riportate tutte le proprietà di tutti i gruppi spaziali. Questi sono molto utili perché in questi gruppi spaziali ricadono la maggior parte dei cristalli reali, veri, chimici, che, con cui abbiamo a che fare. Diciamo, ricapitolando un attimo il procedimento, se noi abbiamo un punto sferosimmetrico, vogliamo generare, cioè noi possiamo vederlo in due modi, o abbiamo un reticolo, vogliamo trovare le operazioni di simmetria e quindi applicando le operazioni vediamo che è un reticolo cubico, oppure possiamo pensare, abbiamo un punto sferosimmetrico, voglio generare un reticolo cubico, quindi prendo le operazioni di simmetria bravesiane, genero l'unità che si ripete, traslo in tutto lo spazio e ottengo un reticolo che è un'astrazione. Se vogliamo fare la stessa cosa sui cristalli, possiamo pensare, per esempio qui abbiamo il cristallo di MgO, io so che appartiene al gruppo spaziale 225, conosco le operazioni di simmetria del gruppo spaziale 225, quindi associo ad ogni punto una base che è fatta di un magnesio e di un ossigeno, applico le operazioni di simmetria del gruppo spaziale 225, una volta che ho generato un'unità che è il mio blocco che si ripete, traslando in tutte e tre le direzioni dello spazio, ottengo il cristallo di MgO. Qui possiamo vedere che il cristallo di MgO ha lo stesso reticolo cubico di Bravais, perché anche questo è cubico FCC. Però se qui vedete la cella, qui ci sono questi ossigeni, qui questi punti rossi, che qui non ci sono, perché qui ho usato solo un punto materiale. Qui ci ho messo dei nuclei, per ogni punto ho messo due atomi, e quindi vediamo che qui c'è la struttura cristallina. La cosa importante è che in linea di principio non c'è nessun limite alla dimensione della base nucleare. Io posso anche decidere che a un punto del reticolo di Bravais posso associarci una proteina e dire che quindi a questo punto qui avrò una distribuzione di atomi complicatissima, ma che comunque riflette le operazioni di simmetria del gruppo che ho imposto. Ora vado brevemente sugli elettroni, perché introdurre gli elettroni in tutto questo framework, diciamo, apre tutto un mondo che è quello della fisica dello stato solido, calcolo struttura bande, reticoli reciproci, che diciamo in questo momento, cioè interessante, diciamo in questo momento va un po' fuori dall'argomento della presentazione. Mi limito a introdurre gli elettroni per dare un parallelismo con le molecole. Introdurre gli elettroni significa che nella mia base devo ricordarmi che oltre ad aver associato dei nuclei ai punti sferosimmetrici, su quei nuclei ci sono anche degli elettroni che trasformano secondo il potenziale nucleare. Per cui quello che succede è che l'equazione di Schrödinger, che è la stessa che abbiamo visto che
determina la distribuzione di carica di una molecola, a questo punto sarà definita da qui l'operatore del potenziale dipende dalla distribuzione dei nuclei. Prima Dimitri vi ha fatto vedere alcuni esempi di potenziale. In questo caso, siccome i nuclei sono disposti in maniera periodica, distribuiti regolarmente, avremo che gli elettroni si muovono in un potenziale periodico e regolare nello spazio. Quindi la funzione d'onda finale deve trasformare secondo le operazioni di simmetria del cristallo. E questo, diciamo, è una formulazione del teorema di Bloch che ci dice che se R grande è un vettore di traslazione del reticolo di Bravais, la funzione d'onda traslata rispetto ai vettori di traslazione deve essere uguale a meno di un fattore di fase. Questo fattore di fase è la generalizzazione di quello che vi dicevo per le molecole, che la funzione d'onda può anche cambiare di segno dopo un'operazione di simmetria. Qui vediamo che subentra anche la trasformata del reticolo, che è il vettore d'onda K, che apre tutto il discorso del... sì, manca qui, sì, questo è solo hamiltoniano, sì, manca qui la psi, è vero. Questi quindi sono cristalli, a questo punto abbiamo completato, abbiamo messo l'astrazione di Bravais, i nuclei, ci abbiamo messo anche gli elettroni. Faccio giusto un cenno sul fatto che in realtà i cristalli reali sono anche un po' più complicati di tutto come ve l'ho spiegato, perché ci possono essere o delle operazioni di simmetria che non riportano il cristallo esattamente nella situazione di prima, che non mantengono, che sono per esempio piani di scivolamento e assi di avvitamento, e in queste classi rientrano i cristalli di gruppi non simmorfici, oppure, che è una cosa secondo me ancora più interessante, sono i quasi cristalli che hanno fruttato il Nobel qualche anno fa per la chimica. La scoperta dei quasi cristalli è interessante perché di fatto ha smentito alcune delle cose che vi ho detto finora, nel senso che finora vi ho detto che il cristallo lo possiamo vedere come un'unità fondamentale che si ripete in maniera regolare e periodica in tutto lo spazio. Di conseguenza si pensava che non esistessero e non fossero concepibili dei cristalli con un asse di rotazione 5, per il semplice motivo che coi pentagoni io non ho nessuna possibilità di riempire lo spazio in maniera regolare e periodica, perché è proprio impossibile farlo. E così come con i pentagoni, con qualsiasi solido geometrico con assi di rotazione maggiore di 6, non ce la faccio a riempire lo spazio. E quindi si pensava che non esistessero delle sostanze chimiche che mostrassero queste operazioni di simmetria. In realtà sono stati scoperti da Schechtman, non so come si pronunci, che attraverso delle procedure sperimentali ha scoperto dei cristalli che invece erano basati su delle unità di ripetizioni che avevano in realtà assi di simmetria 5 o 7, assi di simmetria diversi da quelli permessi. Questa cosa significa che il cristallo ha un'unità di ripetizione regolare. A livello locale la forma del cristallo è data da un blocco che si ripete regolarmente, ma non è periodico. Ricorda un po' il problema matematico della tassellatura di Penrose, in cui se io ho una tassellatura di questo tipo, vi invito anche a provare a dire, associo un punto, qui cerco un pattern che si ripete regolarmente. Allora questa tassellatura è fatta da reticoli regolari, quindi ce l'ha un ordine locale, ma se voi provate ad associare un pattern che si ripete regolarmente, provate a riottenere questa tassellatura, è impossibile. E questi sono i quasi cristalli, che insomma sono abbastanza interessanti da un punto di vista chimico-fisico. Vediamo qualche applicazione, come abbiamo visto per le molecole. Dunque, un'applicazione è la cristallografia, che è l'applicazione più naturale di tutto quello che vi ho detto. Se io voglio determinare la geometria di un cristallo, analogamente a come abbiamo visto su per le molecole, nel cristallo posso usare la diffrazione. Ora, entrare dentro, diciamo, richiederebbe troppo tempo andare a vedere in dettaglio come vengono ottenute le figure di diffrazione. Diciamo che se uno prende la formulazione più semplice, che è quella di Bragg, probabilmente può anche essere semplice da far vedere anche agli studenti, perché richiede delle nozioni di trigonometria, delle nozioni base di geometria dello spazio, quindi probabilmente uno riesce anche a vederla in maniera semplice. In linea di massima, la diffrazione è basata sul fatto che se io mando un raggio di luce contro un oggetto, quell'oggetto mi riflette il raggio di luce in qualche direzione dello spazio.
La cosa interessante è che se io lo faccio su una molecola, la molecola scattera quel raggio di luce in tutte le direzioni in maniera praticamente isotropa e quindi non mi dà nessuna informazione la luce scatterata. Invece se io rifletto il raggio di luce su una cosa che ha un ordine spaziale ben regolare, ben definito, la figura di diffrazione che viene fuori ha dei pattern che sono caratteristici della geometria del cristallo, proprio perché la diffrazione viene da un oggetto che è altamente regolare, altamente periodico. I cristallografi riescono ad analizzare le figure di diffrazione che vengono fuori dopo che vengono mandati i raggi X contro i cristalli e analizzando quei pattern riescono a risalire a tutte le proprietà di simmetria del cristallo, di geometria e riescono a tirar fuori tutte le informazioni che servono. Questa cosa è molto anche, diciamo, è una tecnica che ormai esiste già da un po' di tempo, ma è ancora una tecnica molto all'avanguardia perché è una delle poche tecniche che riesce a darci informazioni, per esempio, su le strutture delle proteine. Come vi dicevo prima, io non metto nessun limite a quanto complesso può essere ciascuno di questi punti. Quindi se uno riesce a cristallizzare una proteina con pattern regolari, dopodiché ci fa un esperimento di diffrazione e c'ha un cristallografo abbastanza bravo che riesce a interpretare la figura di diffrazione e a dargli la struttura del reticolo, a quel punto uno ha individuato qual è la struttura della proteina in stato solido, che non è un problema assolutamente non banale rispetto allo stato dell'arte e della ricerca attuale in chimica. Ovviamente in questo senso il problema si è spostato su come fare a ottenere dei campioni di proteine puri allo stato solido che lì subentrano altri problemi. Ancora altri esempi sono sistemi nanostrutturati in cui, conoscendo la simmetria dei reticoli cristallini, di fatto siamo in grado di avere un'idea di come sono fatte le superfici a livello atomistico. E questo è importante se per esempio abbiamo un'interfaccia nello studio dei nanosistemi o fotocatalisi o catalizzatori di diverso tipo, quando avvengono delle reazioni chimiche all'interfaccia fra un catalizzatore solido e una fase liquida o gassosa, sapendo come è fatta la morfologia del solido, e questo lo possiamo sapere dalla simmetria, possiamo dire qualcosa su come reagiscono le molecole quando si attaccano sulle superfici del cristallo. Ora, finisco, forse sono un po' fuori tempo, vado un po' più veloce. Cosa succede se rimuoviamo la simmetria? Nel senso, fin qui abbiamo visto strutture molto regolari come molecole simmetriche o come cristalli periodici altamente simmetrici. In realtà nei problemi quotidiani queste sono situazioni molto ideali che ci possono servire per capire cosa succede, però spesso abbiamo a che fare con sistemi disordinati, perché già se noi abbiamo delle molecole un po' più grandi, allora diventa difficile razionalizzarne la struttura geometrica sulla base della simmetria. E se poi pensiamo a sistemi realistici, tipo una molecola in acqua o una molecola dentro una cellula o dentro una proteina, a quel punto sono sistemi altamente disordinati, in cui proprio la mancanza di simmetria ci rende impossibile razionalizzare la struttura delle proprietà in maniera, approcciabile. Analogamente, anche i sistemi periodici possiamo avere delle situazioni in cui la simmetria non c'è, perché se questa è l'idealizzazione di un reticolo bravesiano, abbiamo sul cristallo reale che ancora c'ha la simmetria, se pensiamo però a il vetro o a membrane all'interfaccia fra due fasi diverse, a quel punto l'informazione della simmetria l'abbiamo persa e questo introduce tutta una serie di complicazioni quando vogliamo andare a razionalizzare i fenomeni che accadono. Quindi si passa, si cambia punto di vista e anziché studiare il sistema nel suo complesso, a volte si preferisce focalizzarsi su la regione di spazio, il punto del sistema che ci interessa realmente, che magari è quello in cui avviene una certa reazione chimica o il cromoforo che dà origine a un certo segnale spettroscopico, e trattare il resto del sistema in maniera molto più approssimata. Questo è quello che per esempio è uno degli approcci più consolidati per studiare il solvente, in cui una molecola in acqua è difficile dire qual è la geometria di questo sistema nella sua interezza, perché è una geometria che tra l'altro cambia nel tempo, ci sono interazioni fra molecole d'acqua e soluto o fra molecole d'acqua fra di loro. Quindi spesso
quello che si fa è concentrarsi sul soluto, che è la parte che ci interessa realmente, trattare alcune molecole d'acqua vicine in maniera esplicita e poi dire che tutto il resto del solvente viene trattato in maniera media, utilizzando soltanto come un'elettrostatica, quindi vediamo soltanto l'effetto del potenziale elettrostatico del solvente sulla densità elettronica del soluto. Con questo io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, solo un avviso per quanto riguarda la seconda parte di questo. Ah, se ci sono domande ovviamente è il momento per farle, però prima vi dico questo, e cioè la prossima volta farete una breve esercitazione al computer in cui potrete, diciamo, proprio fare un esperimento numerico di collisione tra molecole come quelle che vi ha mostrato Dimitri, e in più potrete, diciamo, vedere com'è toccare e immergersi dentro una molecola. Quindi, siccome diciamo, per l'esercitazione al computer che per la parte di realtà virtuale sareste troppi tutti insieme, probabilmente ci potremmo dividere in due gruppi e scambiarci poi, tanto le due cose non dovrebbero richiedere troppo tempo. E nello stesso giorno, divisione spaziale. Sì, sì, certo. In due posti diversi. No, sì, non avevo chiarito questo, sono due posti diversi. Una sala computer e una sala realtà virtuale, diciamo. Sì. Domande? Va bene, e allora spero che abbiate trovato la cosa abbastanza interessante, insomma, e vi ringrazio per essere venuti anche a nome degli altri. Non so se il professor Ricci vuole dire sì. Per chiudere, vi ringrazio quindi di aver seguito, di aver partecipato a questa giornata e vi invito a venire la prossima volta, la prossima settimana, perché sarà sicuramente un'esperienza affascinante questa visione tridimensionale che vi verrà fornita. Poi vi parlavo nell'intervallo del programma di maggio e abbiamo erroneamente non erano stati messi i volantini, li troverete uscendo, qui ce ne sono tre, ma ce ne sono tanti altri nel tavolo. E in particolare quindi per il programma che è previsto per maggio, che riguarda quindi la matematica delle reti, delle grandi reti di informazione. Bene, non so se nel frattempo è maturata qualche domanda, se no magari la prossima volta con l'approccio in piccoli gruppi sarà probabilmente più facile interagire. Arrivederci. Grazie. E alla prossima settimana.